Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Puntata numero 30, sempre a cura della WISP. Alberico, ben trovato. Caro capitano, ben trovato anche per te. Andiamo a presentare i nostri ospiti. Ne sono pochi oggi, ma belli pimpanti. Ad iniziare dal presidente di un gruppo, ma soprattutto oggi in qualità di presidente di tante associazioni, di tante anche onorario e quant'altro ancora. Claudio Misi, buonasera dottore, oggi come commercialista. Buonasera. Anche se dalla MIS si vede, saresti più un atleta, più sportivo che commercialista, ci aspettavamo una giacca a doppio petto con la cravatta, invece sempre sportivo. È sempre lui. Ci stupirà nel corso della trasmissione. Sicuramente sì. Il vestito non fa sicuramente... Però per ogni evenienza ci vuole, mi aspettavo oggi come dottore, invece ha detto vengo lo stesso così, reduce soprattutto insieme ad Alberico dalla staffetta per la pace. Vi fa onore che siete stati insieme a Roberto Paoletti, ovviamente due dei pochi tra l'altro, perché molti tra virgolette tapascioni. Non c'era un chilo di pasta come premio di partecipazione, ne erano pochi, ma per l'anno prossimo se ne parlerà ancora. E adesso due presidenti, il presidente del GAP di Prato della Peligna, ben arrivato, giovanissimo presidente, per la 14ª edizione della mezza maratona dei tre comuni, Stefano Tofano, ben arrivato, buonasera. Buonasera. Tutto bene, sì? Tutto ci siamo. Bene. Sì. Mezza maratona, domenica... Nella vallata della Valle Peligna, una gara piatta, chiusa al traffico nell'ombra, su qualora ci auguriamo che ci sia sole. Speriamo che non sarà il tempo di domenica scorsa, ma penso che le previsioni sono ottimistiche. Un'altra presidente, Marilena Sardone, buonasera, del buonasera. Gruppo podistico, il presidente della Runners Tordino. Perché nello stesso giorno si organizza la maratonina della Valle Tordino, dalla parte nord dell'abitato di Castellalto, che è il capoluogo della zona dove si fa la manifestazione, e poi ricordiamo che ce ne sarà un'altra nel lato sud, a Castelnuovo, nel mese di novembre. Nuova realtà del podismo regionale, ovviamente, anche voi sempre con l'effigie della WISP. Certamente. Sia l'anno scorso che quest'anno. Ne parleremo tra poco. Alberico, approfittiamo da subito del nostro amico Claudio. Sì, perché abbiamo scherzato un pochettino prima, ma oggi è un argomento molto molto importante. Devo dire uno dei più gettonati che negli anni abbiamo affrontato, cioè l'inquadramento di una SD. Che cos'è una SD? E quali sono gli adempimenti a cui il presidente è tenuto? Io ci terrei a dire, la SD non è un'azienda, non è una società, non ha fini commerciali, è un'associazione di volontari fondamentalmente, e quindi chiediamo subito a Claudio come sono inquadrati i componenti di una SD. Allora, per quanto riguarda l'associazione sportiva dilettantistica, stiamo parlando di questo, parliamo di prestazioni a titolo gratuito da parte degli associati, e soltanto tenuti, la società è tenuta soltanto un eventuale rimborso spese. Intanto, se possiamo, abbiamo un contributo che Claudio ha portato. La comunicazione unica, la CU, famigerata CU, che va presentata il 28 febbraio di ogni anno, è importante, ma quest'anno si presenterà il 23 di settembre 2016, quindi è slittato. Slittata di 6 mesi. Di 6 mesi, sì. E riguarda soggetti che hanno percepito rimborsi superiori ai 7.500 euro, perché per i soggetti che hanno percepito fino a 7.500 euro, questa comunicazione è soltanto per titolo di personale, quindi non dà imposizione, va solo rendicontata e non dà alcuna imposizione a livello fiscale, a differenza di somme sopra 7.500 euro che sono soggette alla ritenuta in acconto. Mi hai dato un assist, allora io vado con un'altra domanda importante: quali sono gli adempimenti, gli obblighi fondamentali a cui il presidente, abbiamo parlato di un rendiconto, quindi...
rendiconto che va fatto entro il terzo mese dell'anno successivo, ma soprattutto la cosa fondamentale per poter accedere alla legge 381 del 91 è quella di andare a fare l'iscrizione al registro del CONI. Registro del CONI che si può fare sia direttamente o per tramite di enti sia di promozione oppure direttamente dalla promozione. Diciamo se non si è iscritti a questo registro, tutte le emissioni di fatture fino a 250.000 euro, quindi parliamo a titolo forfettario, non possono usufruire dell'IVA agevolata al 50%, quindi si ha questo obbligo che è fondamentale per il prosieguo associativo. Diciamo per completezza, anche per tranquillità dei nostri presidenti, diciamo che normalmente ormai all'atto dell'affiliazione della società è l'ente di promozione o la federazione stessa che procedono ad iscrivere la società anche al registro, però poi ne danno comunicazione, esatto, alla società perché c'è un numero di registro. Se uno va a leggere il proprio certificato di affiliazione vedrà che c'è il numero di registro CONI, quindi quello è quello che l'associazione rappresenta per quanto riguarda questo importantissimo adempimento. Hai parlato prima di una tariffa, di una quota importante, uno spartiacque importante. Chiedo a Gianni di mandare la slide relativa ai 250.000 euro che sono, ci sembra una cifra enorme. È il limite massimo. E la successiva? E la successiva invece va rapportata ad aliquota ordinaria che è equiparata alle società di capitale, quindi come se fosse una società di capitale. Come si fa a fare l'elenco dei soggetti che possono vengono attribuiti fino a 7.500 euro senza... In base a chi viene dato il rimborso. Sì, ma è un fatto soggettivo, lo decide il presidente del gruppo. No, là c'è un rimborso. Sono a rimborsi. Piedi listi. Sì, ma io posso anche rimborsare, che devo dire, il camion che è venuto a attaccarmi. Ma, ovviamente sono delle attività connesse con l'oggetto sociale. Non c'è un... No, il range è molto ampio, però diciamo che sono tutte spese che sono anticipate in nome e per conto dell'associazione. Chiunque dia un aiuto, un contributo a livello lavorativo in una manifestazione di un ente di promozione può rientrare con questa tipologia di rimborsi. La domanda è questa, perché mi sono arrivate delle mail proprio in maniera specifica: possono percepire i rimborsi solo gli associati, quindi gli atleti, i dirigenti, il presidente, o anche persone esterne? No, questo qua fa parte, intanto per quanto riguarda le persone interne fanno parte del registro dei soci, che come tutte le strutture associative deve essere predisposto o in maniera cartacea oppure in maniera computerizzata, quindi il registro soci di ingresso e di uscita dei soci deve essere sempre e comunque tenuto, per un semplice motivo che questo fa fede per quanto riguarda un eventuale accertamento fiscale. Certo. Per quanto riguarda i rimborsi a terzi che hanno dato la loro opera in nome per conto dell'associazione, ma non fanno parte dell'associazione, deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione dell'associazione, che dà incarico a un terzo di poter effettuare. E qualora non venisse fatto e uno percepisce? In caso di verifica potrebbe essere fonte di annullamento di quella spesa. Pertanto uno deve stare a ricasco, tra virgolette, del comitato che organizza. Come faccio io a sapere se chi ti ha offerto l'impianto? Ricevo in nome e per conto dell'associazione Pinco Pallino la somma per rimborso spese per l'evento X. Cioè, nel momento in cui viene dato il contributo viene anche firmata una ricevuta. Questa ricevuta contiene le indicazioni riguardo alla manifestazione o all'evento, oppure a che cosa e per quale motivo sia stato dato l'incarico. Bene, perfetto. Ci siamo? Molto bene. Stefano,
14esima edizione, ovviamente questa non è la gara clou della vostra stagione, ce n'è un'altra più datata che fate nel mese di maggio, ma possiamo dire che questa ha una valenza forse ancora più importante a livello di numeri e a livello di provenienza degli atleti. Sì, sicuramente la mezza maratona è una gara che si prepara in maniera più capillare, quindi riusciamo a richiamare anche atleti da fuori regione, ed ecco che sta prendendo piano piano sempre più piede. È legata comunque alla gara di maggio dal Premio Fedeltà che abbiamo riproposto anche quest'anno, che ha partecipato a maggio. A proposito, scusa se ti interrompo, sì. A proposito di premi, voi siete l'unico gruppo che stabilisce, che mette sul volantino che cosa date, pertanto nessuno può dire aprire il pacco, ma mi aspettavo un lingotto d'oro, invece c'è solo d'argento. Diciamo sì, non facciamo sorprese, non siamo come Babbo Natale, ma lo scriviamo, quindi chi viene a Pratola già sa tutto, basta che legge quello che c'è scritto sui volantini. Ti vediamo che hai già partecipato qualche altro. Hai voglia. E ci sarai sicuramente anche quest'anno. Penso proprio di sì. Beh, uno che fa le 100 km, sei... Non puoi perdere almeno la mezza. La mezza maratona. Scusa Stefano, prego. Sì, dicevo, ecco, si ripropone il Premio Fedeltà, che è legato a chi è venuto a maggio e tornerà quindi in questa manifestazione, nella mezza maratona. È valido anche per la non competitiva. Ci tengo a dire che le iscrizioni, già siamo a 230 iscritti. Quest'anno e siamo solamente a mercoledì. Siamo a mercoledì, stiamo lavorando con il bonifico, hanno già quindi tutti, sanno già tutto come deve essere effettuato. Ma uno che si è iscritto a quel bonifico e si presenta la mattina con i soldi in mano? È possibile farlo, le iscrizioni ufficialmente chiudono giovedì 15 alle 24. Però è possibile iscriversi dalle 5 alle 7 del sabato pomeriggio, saremo là, oppure la domenica mattina stessa si potrà effettuare l'iscrizione. Chiaramente è una cifra diversa, purtroppo è necessario perché la mezza maratona ha un investimento sia in beni, come dicevi tu, dei premi che sono reperibili. Noi diamo soprattutto roba casearia, quindi formaggi, che hanno bisogno di un preventivo. Andiamo anche a leggere i premi. Il primo è la prima donna classifica assoluto, prosciutto, trofeo, pecorino e quant'altro ancora. Al secondo posto prosciutto più pecorino. Al terzo prosciutto e caciotte. Poi al primo di ogni categoria un prosciutto. Un prosciutto. E poi c'è tanta pasta. La pasta è sempre stata... Pasta e formaggio che di ditte locali. Esatto, a chilometro zero. E vogliamo anche ricordare i nomi delle due ditte che danno... Forse no, se no facciamo un torto agli altri, vabbè, vai. Ma sì, tanto sono Masciarelli, esatto, e Terra Antica per quanto riguarda i formaggi. Ormai penso che siamo talmente conosciuti a Pratola che ognuno se li aspetta, quindi saremo legati inesorabilmente per sé. Certo. E in serie anche una gara di 10 km... per chi non ce la facesse. C'è sempre la non competitiva che chiaramente, ripeto, mi rendo conto che la 21 km probabilmente non per Alberico ma per tanti podisti è già un grande sforzo, per chi non è riuscito a prepararla, per chi non ha tempo, c'è sempre la 10 km che ripercorre comunque in parte quel percorso e comunque fa... La partenza verrà sempre nel cuore, si passerà sempre nel cuore di Pratola Peligna e poi ce ne andremo. Il percorso è sempre lo stesso, ci tengo a dirlo perché in tanti vogliono fare il confronto con l'anno scorso. Non voglio essere polemico, le buche sempre le stesse, no? Qualcosa si è fatto, quindi che buca. No, ricordo sotto a Prezza un piccolo tratto che però... Chi viene a maggio sicuramente è più penalizzato, diciamo che questa è una gara totalmente su asfalto, quindi diciamo il limite del possibile, ma insomma le buche stanno un po' dappertutto in Italia, purtroppo, sì. E anche a Roma, penso alla maratona di Roma. Sì. Tu pensa che molte gran fonte di ciclismo non si fanno più proprio a causa delle buche. Marilena, seconda edizione, una società nuova, gara nuova, Petriccione, bene, località sì, di Castellalto. Dalla parte nord, verso Teramo. Verso Teramo, certo. Il vostro circuito fa parte anche del criterium Piceni e Pretuzzi, ovviamente state così vicini a Teramo. Una piccola località, piccola, ritrovo sì. Davanti al bar Bucci, che non è il bar di Bucci, di Antonio, che probabilmente Antonio sarà da voi, Alberico no, perché potendo scegliere 10 o 21, sceglierà sicuramente la 21. Come mai è capitato in concomitanza? Non ci sono altre date, purtroppo le gare. E purtroppo non abbiamo trovato altre date utili e quindi abbiamo optato per il 18 settembre. Giro unico? Giro unico su 10 km.
su percorso vario, quindi non è impegnativo più di tanto, giusto? Il primo tratto è un po' impegnativo, ma poi a Castellalto non si va. No, non si arriva fino a Castellalto, su questo si può stare tranquilli. E ovviamente quest'anno abbiamo aggiunto una gara non competitiva, una camminata non competitiva di 5 km che si svolgerà sempre con partenza e arrivo a Petriccione. E come il movimento a Petriccione? Siete riusciti a creare? Ma qualcosa sì, infatti con questa anche perché lì c'è un bel posto per allenarsi. Beh certo, sì sì sì. E appunto con questa camminata vogliamo che sempre più persone si avvicinino al mondo del podismo. E quindi abbiamo pensato appunto di introdurre questa novità nella seconda edizione della Val Tordino. Per i prossimi anni avremo altre novità sicuramente, ogni anno cerchiamo di migliorare. Come nasce il Runners Tordino? Ma il Runners Tordino, vabbè, la storia è un po' lunga perché nasce come Runners San Nicolò. Ah. E poi c'è stata un'evoluzione. Uno dei fondatori Cerasa. Esatto, Cerasi. Cerasi, scusa. E poi c'è stato un cambiamento nella presidenza, sono arrivata io. Quindi abbiamo cambiato il nome, il direttivo e abbiamo dato una svolta. Ed è nata la maratonina. Ed è nata la maratonina della Val Tordino. Che prima si faceva a San Nicolò. A San Nicolò, sì, e adesso... sì, sempre lì vicino comunque al territorio. Diciamo nostro. Che i componenti alla fine sono quasi sempre gli stessi. Sì, sì, diciamo che i fondatori fanno sempre parte della Runners Tordino. Con l'unica differenza che quando si faceva a San Nicolò si faceva nel mese in primavera, adesso sì. Si fa in autunno. Sì, verso marzo, i primi sì, di sì, marzo. Sì. Un non anno sbaglio. Nevicava proprio. Ah, addirittura? Sì, sì, sì. Dall'accento si evince che vieni dalla Sicilia, giusto? Sicuramente. Sicuramente. Quante persone vi aspettate? L'anno scorso erano circa 200. Quest'anno speriamo di incrementare. Per una buona, per una prima edizione. No, siamo stati molto contenti. Essendo una prima edizione l'anno scorso, siamo veramente contenti. Speriamo quest'anno di migliorare. Certamente. Alberico, allora qualche altro minuto con il nostro... Sì, sì, dottor io direi, Claudio. Abbiamo detto prima, c'è una grossa differenza tra la SD e l'impresa commerciale, anche se poi oltre i 250.000 euro automaticamente si passa ad essere un'impresa commerciale, direi ovviamente, e andrei a chiedere a Claudio quali sono le imposte a cui una SD è tenuta, seppur agevolate, comunque quali sono? Allora, l'imposta è semplice e non onerosa, perché parliamo sul monte degli introiti e c'è una decurtazione del 97%, quindi sul 3% si andrà a pagare l'IRES pari al 27,50% e l'IRAP, sempre come agevolazione, pari al 3,90%. Attenzione, e su che cosa calcoliamo il 3%? Sull'imponibile della fattura. Quindi... se per esempio hai fatto 100.000 euro di volume d'affari più IVA, tu andrai a pagare le imposte su 3.000 euro. Quindi su 3.000 euro andresti a pagare circa 700 euro, più alla fine hai pagato 1.000 euro di imposte, quindi è vero che non puoi detrarre in alcun modo l'IVA sugli acquisti, però è altrettanto vero che hai un'agevolazione fiscale che è molto alta, quindi viene compensato un po' per questo si chiama regime forfettario. Quindi è un'agevolazione che viene riservata alle associazioni Nel caso in sportive. Cui non c'è fatturazione, può anche capitare questo all'interno di una SD, non si è tenuti a nessun tipo di rendicontazione oppure si deve fare una comunicazione? Nessun tipo di fatturazione, zero fatturazione, zero imposte, però se tu vai a fare delle erogazioni liberali, le erogazioni liberali rientrano in questo monte, quindi... Le erogazioni liberali sono delle erogazioni che chi è l'erogatore può utilizzarle fino a un monte massimo di 1.500 euro. Potremmo quindi dire che parliamo del 19% su 1.500 Potremmo euro. Dire che un'erogazione è anche il versamento della semplice quota
dell'atleta? La semplice quota dell'atleta rientra in come tutte le attività sportive legiferate, quindi una famiglia può detrarsi fino a 210 euro l'anno per quanto riguarda come se tuo figlio andasse in palestra oppure in una piscina, quindi quella è la quota che può essere dedotta dal proprio reddito. Ma per quanto riguarda invece il punto di vista della società? La società è va pagato introito. Il 3% sulla... No, assolutamente no. La famiglia numerosa che fa sport è svantaggiata. La famiglia numerosa che fa sport... La famiglia Lufrano, 5 che fanno tutti e 5 sport, è come la famiglia di Alberico che fa solo lui. Ma Alberico fa per tutti. No, okay. è un... Volevo concludere, se posso, Roberto, con un'ultima domanda, cioè la convenienza invece per coloro che alla SD danno una mano, quindi un eventuale sponsor, che convenienza fiscale può avere nell'acquisire una ricevuta fiscale? Non c'è una ricevuta fiscale, o c'è un'erogazione liberale, quindi parliamo per importi fino a 1500 euro e chi... da questa erogazione può detrarre dalla propria dichiarazione il 19% con tanti oneri che potrei detrarre. Poi per quanto riguarda la fatturazione, invece la fatturazione va detratta dal monte dell'imponibile aziendale. Questo è un po' quello che va all'azienda a detrarre. Ah, ok. Quindi l'intero importo della fattura. L'intero importo della fattura, il legislatore il 22 dicembre 2015 ha tenuto ad accorpare, perché ci sono state nel corso degli anni diverse diatribe tra fattura di sponsorizzazione e fattura di pubblicità. Oggi come oggi o fattura di sponsorizzazione o pubblicità hanno la stessa valenza. Prima c'era una linea sottile che dava la possibilità di equivocare, quindi di andare in contenzioso con l'amministrazione finanziaria. Perfetto, okay. Chiaro come sempre. Complimenti Claudio per l'abbinamento, la maglia che va a tono con i colori della WISP, ovviamente tu sei anche come Alberico un dirigente anche della WISP Abruzzo. Alberico ha dimenticato di dire che Claudio offrì la sua consulenza gratuita a tutte le società che ne avesse bisogno a livello non solo regionale ma anche sulla costa adriatica. L'ho sempre fatto e credo di aver risolto qualche grana grossa a qualcuno. Bene, torniamo a Prato La Peligna, la gara dei tre comuni, dicevamo Prato, La Prezza, Raiano, dove a Raiano sabato scorso ci siamo scaldati con un trail di 14 km, vado a vedere la classifica, ha vinto proprio il nostro Alberico Di Cecco, sabato scorso, della sorgente di Fara San Martino, Ciommi Cesare, un ragazzo che sta crescendo, della Tocco Run al secondo posto, e terzo posto per Gianluca Nuccitelli di Noi Pochi Intimi, società marsicana. Complimenti anche a Gianluca. Bravi tutti e due. Primo posto Sabrina Di Lorito, che gareggia proprio per la WISP di Raiano. La WISP Raiano, Stefano, tu forse non eri ancora nato quando esisteva, se chiedi a Eni oppure a Cesidio ti diranno che questa è una società storica. Quando Marino era ancora ragazzino, adesso ci avrà più di 80 anni, Baccari parliamo. Ha vinto proprio un atleta della WISP Raiano, Sabrina Di Loreto, secondo posto per Stefania Capodicasa, Atletica Vomano Gran Sasso Teramo, terzo posto per Cesira Paponetti della Plus Ultra di Trasacco, che è stata anche la società più numerosa, secondo posto Farta Sport, terzo posto Runners Pescara, seguito Tocco Runners e Gap proprio voi, Gap di Prato La Peligna. Dicevamo, allora ci siamo scaldati a Raiano per ultimare con la mezza maratona e chissà, un giorno non arriverà anche la maratona della Valle Peligna. Beh, la maratona è un passo che non lo so, sinceramente. L'ho visto trasalire nella settimana conclusiva. Potrebbe essere, diciamo, potrebbe essere. L'organizzazione è già abbastanza impegnativa con la mezza maratona, essendo un circuito unico, quindi non c'è da fare dei giri, siamo impegnati quasi in 80 per avere una manifestazione tranquilla dal punto di vista dell'assistenza. Allora, però nella Valle Peligna poi ci sono altri gruppi, addirittura ce n'è un altro proprio a Prato La Peligna, unendo le forze potrebbe, chissà, anche con la Runners Sulmona, anch'essa con la
l'affiliazione WISP potrebbe essere... Sì, attualmente sono tante le persone che anche al di fuori, devo dire, del podismo ci danno una grandissima mano. Quindi domenica sarà l'occasione per rivedere forse anche Agostino, organizzatore della gara di Bugnara, al solito ristoro. A proposito di Agostino, dopo la gara nel pomeriggio c'è una gara a Isernia, una gara internazionale dove c'è anche un'americana, e perché no, da Pratola ci sposteremo poi giù a Isernia. Dicevamo, allora, domenica mattina 21 km, 10 km, stesso percorso, stesso punto ritrovo. La gara fa parte di tanti circuiti, ma a noi quello che interessa soprattutto è il campionato regionale WISP, poi campionato nazionale XEN, il circuito Corre l'Abruzzo, si assegnano addirittura 30 punti, Gran Prix Marsica, prima edizione della Run for Run, cioè veramente di tutto e di più. Non ci sono scuse. Non ci sono scuse per non venire. Anche per preparare poi un'ottima maratona in futuro. Ci troviamo all'inizio proprio per preparare magari una maratona. Per chi non è preparato invece, o perlomeno chi viene da più a nord, perché voi raggrupperete sicuramente le Marche, saranno tutti quanti da voi, perché raggiungervi è così facile. Uscita Giulianova, superstrada verso Teramo, uscita San Nicolò e siamo... Villa Zaccheo e siamo nel... punto gara di arrivo. Quanti ne siete come gruppo? Siamo una trentina attualmente. Qua. Stiamo crescendo comunque. Quest'anno abbiamo diversi nuovi iscritti, quindi ricordiamo altresì che ci sono anche gare per il settore giovanile che non mancano. Certo, mai. Sì, c'è anche una gara non competitiva per i bambini. E speriamo che arrivino numerosi. Veramente sì, sappiamo che la nostra presidente non c'è Alberico, ma la nostra presidente Ervana Cetrano sarà sicuramente da voi. Una curiosità, Claudio, tra le due gare dove andrai? Bucarest, Istanbul. No, ma domenica? Riscaldamento? Domenica è una sgambatina a Valencia. Ah, domenica mattina una sgambatina a Valencia, cioè... Abbiamo capito che la cravatta l'aveva già messa in valigia perché è già pronto per partire. E noi stiamo parlando di Petriccione invece, eh? Lui, Valencia come sgambatina. Neanche a prendere il caffè al Barbucci, allora. Non mi ci hanno voluto, evidentemente. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Questa è l'unica manifestazione che fate, però la fate in grande stile. Certo. In grande stile, poi siete appena alla seconda edizione. Vi auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni. Grazie. Speriamo. Allora, grazie per la vostra presenza. Alberico, dobbiamo salutare. Penso proprio di sì. Altrimenti Silvia, la telecamera ci taglia. Ci taglia di brutto. Un saluto a Gianni, alla regia, e poi una grazie a tutti quanti voi, ma soprattutto alla WISP che ci dà questa opportunità. 30ª puntata del 2016. Buona serata a tutti.